È nato un nuovo angelo in cielo. Con queste parole Corrado Vitali, il babbo della Fanese Benedetta, una delle sei vittime della strage di Corinaldo, ha annunciato che da poche ore la sua compagna di una vita non c'è più. Alle 17 di oggi, infatti, mamma Cinzia si è arresa alla malattia che l'affliggeva da anni ed è tornata ad abbracciare la sua piccolina. Entra in coma il giorno di Ferragosto Cinzia Gregorini, 58 anni, e da quello non si è più svegliata. Lunedì avrebbe festeggiato il suo compleanno. E invece, probabilmente, quel giorno sarà celebrato il suo funerale. Ancora la data non è stata stabilita. Cinzia ha dimostrato una forza e una dignità non comuni, il commento dell'avvocatessa di famiglia, Irene Ciani, nonostante la malattia e nonostante debilitata è stata sempre presente accanto ai figli, al marito e a me nel corso delle indagini, fino all'ultimo, ferma nella volontà di avere giustizia per Benedetta, per tutte le vittime. Un dolore incommensurabile quello vissuto da Cinzia, un dolore che l'ha segnata profondamente anche nella sua lotta contro questa malattia, che si è ripresentata e non le ha dato scampo. Cinzia doveva poter contare sull'amore della figlia per curarsi e non doveva piangerla perché uccisa, come tutti sappiamo. Adesso, ancora di più e per Cinzia combatteremo per vedere tutti i responsabili, tutti, a processo e assicurati alla giustizia. Benedetta, come scritto, morì insieme ad altre cinque persone che stavano aspettando il concerto di Sfera e Basta. Una gang composta da sei persone, tutte residenti a Modena, tre italiani e tre stranieri, spruzzarono uno spray urticante per cercare di rubare catenine e altri oggetti preziosi al pubblico presente in gran numero e per lo più formato da giovanissimi. Nella incredibile calca che si creò, Benedetta e le altre vittime furono travolte e uccise. I sei giovani ritenuti autori dell'azione criminale sono stati condannati, 20 giorni fa, a pene detentive che vanno dai 10 ai 12 anni. Ti potrebbe anche interessare.